Allora, è tutto pronto oggi al Circolo Doria. Andrà in scena l'ottavo di finale della KPM Cup. Le squadre sono FC Atletico, ma non troppo, contro K Mining. Si attende solo il fischio dell'arbitro. Quindi palla FC Atletico, ma non troppo. Sul pallone il numero 98 Di Brizio. Di Brizio gira verso Desiderio, ancora per Di Brizio, porta palla, ne salta uno, mette al centro e c'è il gol immediato del numero 13, il gol di Gorgerino, quindi 1-0 FC Atletico, ma non troppo. FC ma non troppo che riparte, ancora Gorgerino sul pallone, subito ancora la palla verso Gorgerino che conclude e trova subito il 2-0. La doppietta immediata, gol di Gorgerino e quindi 2-0 FC Atletico, ma non troppo. Allora ancora Di Brizio sul pallone. Prova la conclusione, il tiro esce di poco. Allora palla K Mining che da qualche minuto ha iniziato a giocare questa partita, passa e c'è la conclusione, il gran gol. Il gol di D'Ambrosi. Allora ancora il pallone verso Desiderio che si appoggia ancora a Di Brizio. Di Brizio adesso serve ancora a Desiderio sulla destra che tenta la conclusione e c'è la traversa. Poteva meritare miglior fortuna questo tiro di Desiderio. Quindi ancora Mocerino che ha un po' di campo, la mette dentro, il passaggio è buono, la conclusione, la gran parata, ancora però palla FC ma non troppo, c'è un gran gol, il gran gol di Di Brizio che ha iniziato molto bene questo primo tempo e quindi il punteggio è 3-1 FC Atletico ma non troppo. E quindi adesso Cavallera che tenta la conclusione, c'è un buon tiro. Allora, è finito qui il primo tempo tra K Mining e FC Atletico, ma non troppo. Il punteggio è di 3-1 in favore dell'FC Atletico. Partita interessante, soprattutto nei primi minuti in cui l'FC Atletico ha preso rapidamente controllo del campo e del match ed è tutto pronto per il secondo tempo. Quindi per palla FC Atletico, ma non troppo. Il pallone è girato, perso però sulla palla Galasso, ancora Romano riparte. Quindi l'imbucata sbagliata ancora Di Brizio che controlla il pallone, lo gira con calma verso Desiderio, il grande stop qui di Gorgerino che imbuca, prova ad imbucare verso Mocerino ma viene fermato da D'Ambrosi. D'Ambrosi prova la conclusione, schiacciata sul primo palo, niente da fare. Subito riparte però l'FC Atletico, il pallone è girato verso Di Brizio che salta un uomo, conclude e colpisce il palo. Qui poteva meritare sicuramente miglior fortuna il tentativo di Di Brizio. Subito quindi il pallone è girato verso Biasco, Gorgerino ragiona, serve quindi Di Brizio, oggi ha toccato una grandissima quantità di palloni. Subito Desiderio ancora per Gorgerino. L'appoggio quindi, punteggio ricordiamo sul 3-1, Desiderio adesso viene servito, un sacco di campo, se lo prende, conclude e c'è la buona parata qui di Recine che quindi blinda il punteggio e le speranze. Allora subito Romano che riparte, adesso il K-Mining tenta il tutto per tutto, l'imbucata è ottima verso il numero 5, la conclusione quindi di Pollimeni e la grandissima parata di Cordioli. Qui Gorgerino salta un uomo elegantemente, punta dritto verso la porta, poi larga per Di Brizio che conclude e trova un bel gol, il gol del 4-1, forse anche il gol vittoria, vedremo cosa avrà ancora da dirci questa partita. Allora adesso palla verso il numero 8 Lato. Lato quindi subito perde palla e quindi il dribbling di Brizio che trova il 5-1, l'ennesimo gol quest'oggi per lui, tripletta. E quindi gran partita, punteggio 5-1, 5-1 Atletico ma non troppo. Verso Mocerino, ancora verso Di Brizio, autore degli ultimi due gol.
Gorgerino prova ad imbucare verso Mocerino che ci arriva, bellissima qui la sponda di Mocerino che spalanca il campo verso Di Brizio che trova l'ennesimo gol, il quarto gol, tre gol consecutivi. Quindi il punteggio si fissa sul 6-1 per l'FC Atletico, ma non troppo. Partita forse messa in cassaforte. Ancora K Mining che riparte sul pallone d'Ambrosi che gira verso lato. Manning che prova a trovare comunque il gol che possa riaccendere le speranze in questo finale. Buona l'imbucata qui verso il compagno e c'è il gol del numero 3 Galasso, bel gol, bella imbucata e quindi finalmente il punteggio cambia in favore del K Manning 6-2, quindi gol del 6-2 meno 4. Allora si continua. Pallone girato verso Gorgerino che conclude subito e trova un gol rapidissimo. Gol del 7-2. Quindi gol del 7-2 che forse assicura la vittoria all'FC Atletico ma non troppo. Pallone tra i piedi di Di Brizio che serve quindi Desiderio che con un bel numero salta gli avversari. E il pallone girato verso Biasco, qui grave errore. Sarà rimessa laterale K Mining, il pallone girato verso Pollimeni che quindi si appoggia al lato, lato sul lato sinistro del campo, serve D'Ambrosi e la conclusione deviata entra in porta ed è quindi 7-3, gol di D'Ambrosi. Quindi è palla D'Ambrosi. Attenzione, il pressing che rischia di diventare pericoloso, ancora D'Ambrosi e trova un altro gol. Gol del 7-4, 7-4 K Mining che alla fine salva l'onore. Finisce qui l'ottavo di finale di KPMG Cup. Si è imposto l'FC Atletico ma non troppo per 7-4, partita bella da guardare, soprattutto nel secondo tempo, tanti gol.